Buonasera a tutti, la seconda serata del nostro festival, internazionale d'ARPA. E questa sera siamo anche a presentare i vincitori del concorso di oggi, delle due categorie che si sono esibite oggi. Io volevo, diciamo, i vincitori e i ragazzi che hanno partecipato, li premierà Simona Boni, che è stata tra le giurate del concorso. Io volevo solo ringraziare i partecipanti e ringraziare le Terme di Salsomaggiore che ci offrono questo bellissimo scenario e sono partner della manifestazione, il Comune di Salsomaggiore, e poi vi invito ad assistere alle altre giornate del festival. Domani pomeriggio inizieranno le conferenze dedicate all'ARPA in tutte le sue sfaccettature, che vi invito ad ascoltare e a seguire. Domani sera, bellissimo concerto qui in piazza, l'ARPA elettroacustica, l'ARPA jazz di Marcella Carboni e del suo progetto ARPA e armonica. Vedrete che cosa fantastica, che spettacolo fantastico. Io lascio la parola a Simona, che ci presenterà la giuria di oggi e i ragazzi premiati. A te. Buonasera a tutti. Quest'oggi si è svolto il terzo concorso internazionale d'ARPA, terza edizione, pensate, di un'iniziativa che sta crescendo di importanza. Io sono onorata del ruolo assegnatomi come giurata, perché è stata anche per me un'occasione di vedere quello che sta succedendo oggi nel mondo della musica e in particolare dell'ARPA. Tantissimi ragazzi, tantissimi giovani si stanno dedicando a uno studio che forse non è più così in linea con i nostri tempi. Fare oggi uno sforzo per studiare uno strumento richiede tantissimo impegno. Sono ragazzi molto giovani che si stanno veramente impegnando con tutto il loro cuore e le loro facoltà, le loro sensibilità e il dono che è stato loro conferito, ma su questo bisogna lavorare ovviamente, investire sulle proprie capacità. Quindi è un lavoro grandissimo che è stato svolto e soprattutto un livello molto molto alto. È stato difficile anzi assegnare questi premi proprio perché abbiamo constatato anzi un crescendo veramente in questi anni nella preparazione di questi giovanissimi. La giuria è composta dal maestro Vincenzo Zitello, Manuela Degli Esposti, Anna Pasetti, il maestro Lorenzo Montens, e quindi ci siamo appunto impegnati in questa valutazione e è stata anche un'occasione, vedete, per far conoscere i ragazzi fra di loro, perché sono sempre occasioni preziose in cui questi ragazzi si confrontano, si possono ascoltare e quindi questo è motivo di crescita. E in particolare credo che un ringraziamento speciale sia dovuto alla maestra Manuela Degli Esposti, che è la vera anima di questa iniziativa. L'ha fortemente voluta, l'ha fatta crescere in questi anni con grandissimo impegno e credo un applauso sia doveroso. Anche perché c'è tanto lavoro, c'è tanto impegno, ma è una gioia per noi poter fare qualcosa che dia anche uno stimolo a questi ragazzi. Un domani si presenteranno nel mondo concertistico, ma ora mettersi alla prova in una competizione seria, rigorosa, è per loro qualcosa di estremamente serio, lo prendono con grandissimo impegno. Ringrazio in particolare anche la maestra Anna Pasetti, perché ha svolto un lavoro preziosissimo di collaborazione per questo concorso. Invito anzi Anna a unirsi a me perché consegneremo ora gli attestati di partecipazione e anche le classificazioni. E partiamo dalla categoria A, che è quella dell'ARPA celtica. Tra l'altro proprio questa sera ascolterete un meraviglioso concerto di questo strumento. Le categorie sono state divise, la categoria B è invece la categoria dell'ARPA a pedali fino a 13 anni, proprio perché ciascuno strumento presenta la sua specificità e anche un approccio tecnico differente. Visivamente certo lo strumento è conformato in altra maniera, ma anche l'approccio tecnico, per cui le due categorie sono state distinte. Partiamo ora con l'attestato di partecipazione di Doralice Kleinschek. Vediamo se è in sala, può ritirarlo personalmente. Passiamo invece ai classificati. Terzo classificato della categoria A, Jernej Misic.
Eccola. Secondo premio della categoria A, Manuel Zito. E veniamo ora al primo classificato della categoria A, Matteo Carbone. Attestati di partecipazione della categoria B, Petra Gambarelli. Sara Sirria D'Amico. Elisabetta Fescenco. Francesca Marini. Agata Boccedi. Tosca Tovaniello. Paola Gregoric. Veniamo ora ai classificati della categoria B. Terzo premio, Matteo Carbone. Secondo premio, Letizia Cavazzini. Primo premio, Nadia Dornik. Bene, siamo a posto, abbiamo consegnato tutti i premi. Siamo contenti di aver portato avanti questa iniziativa e un ringraziamento sia doveroso anche alle famiglie di questi ragazzi che li sostengono in questo cammino, che è un cammino molto intenso ma porta una grandissima ricchezza. Dietro c'è un lavoro, diremo proprio un lavoro di squadra, quindi siamo molto felici di vedere queste famiglie così vicine a questi ragazzi in tanti momenti della loro crescita musicale.